Nelle more, dunque, siamo alla fine. Punto A. Vengano sospesi i lavori di installazione dell'impianto previsto in via Scipione Latricano. Venga definito o ridefinito il piano di installazione e di localizzazione degli impianti riguardanti l'intero territorio comunale. Venga avviata con la massima urgenza, anche in collaborazione con il Forum Ambiente Salute, Ricorda Rispetta di Andria e con le altre associazioni che operano nel campo della protezione ambientale e della salute pubblica, un'azione di monitoraggio dell'inquinamento ambientale, al fine di avere cognizione scientifica della reale situazione esistente nella zona interessata e nell'intera città. Alla luce di quanto sopra, con la presente, si chiede altresì un immediato intervento, coinvolgimento da parte di ciascun destinatario della presente petizione popolare, quindi anche al prefetto, ognuno per le proprie competenze, al fine di collaborare al raggiungimento dello scopo di alto valore sociale dell'iniziativa popolare. Allora, questo, diciamo, formalmente è il testo da allegare alle firme che avete raccolto. Quindi adesso salutiamo ovviamente la sindaca, datemi una copia, chi ce l'ha non propiziamo. Savino, senti, ci chiedono, eventualmente, sì, siccome in giro ci sono ancora altri fogli per la raccolta delle firme, possiamo ancora dare un tempo. Okay. Prego, sindaca, buonasera. Buonasera. Bene, grazie alla sindaca Bruno per la sua presenza. Peraltro giovedì, quando ci incontrammo, immediatamente si rese disponibile, poi anche con le interlocuzioni dirette, a venire ad incontrarvi, perché voi siete i protagonisti. Intanto approfittiamo per un gesto anche istituzionale, quindi questa è la petizione che già era stata predisposta, perché noi siamo partiti con la raccolta firme già da giovedì, peraltro andando alla scuola dalla direttrice della scuola d'infanzia. Ovviamente le firme dovevano essere accompagnate da un testo che volutamente abbiamo limitato a sindaca e alla nuova prefetta, anche per rispetto. E però, quindi, ci saranno diversi fogli, perché la raccolta è cominciata dai, e quindi ci sono fogli senza numero di documenti. Noi ci auguriamo che possano comunque andare bene. È una petizione, allora adesso passo subito la parola alla sindaca. Prima di tutti saluto i bambini, perché noi dobbiamo lavorarci, impegnare soprattutto e lavorare e impegnarci soprattutto per tutelare la salute dei più piccoli, dei più fragili e dei nostri anziani. Vi ringrazio per questa mobilitazione, sono accompagnata dall'assessore con cui prontamente, quando è stata sollevata la questione, ci siamo fatti carico come uffici e come amministrazione di verificare che cosa fosse successo. Abbiamo subito ricevuto una rappresentanza di voi, fermo totale di questo cantiere fino al 13 settembre, data in cui è stato concordato un tavolo tecnico con il sindaco, con l'assessore alle attività produttive, con il dirigente del settore ambiente, con il dirigente del settore attività produttive e con il legale rappresentante della società, per individuare nel frattempo noi già come comune eventualmente siti alternativi o soluzioni alternative. Quindi ritenevamo di dovervelo comunicare in maniera diretta, i bambini possono scorazzare, correre tranquilli fino al 13 settembre. Giovanni, soprattutto agli 8 rimetti non veniamo più qua a fare i presidi. Ma io andiamo al mare, ad agosto al mare. Dobbiamo continuare a vigilare e a lavorare affinché effettivamente si porti a casa il risultato definitivo di un'antenna che vicino l'abitato e vicino il costruito non va. Però è chiaro, e qui vi chiedo la comprensione, che ci sono dei percorsi e dei processi che passano anche sopra la testa dell'amministrazione. Ma fin tanto che noi avremo la possibilità di lavorare su tutte quelle che sono le nostre leve, lo faremo. Ma vedremo con voi, vi aggiorneremo puntualmente. Il 13, subito dopo il tavolo tecnico, vi faremo la rendicontazione, vi informiamo puntualmente, perché è un percorso che vogliamo fare con voi cittadini. Vi ringraziamo per la forma di sensibilizzazione.
così come ringraziamo chi ha messo insieme un po' anche di informazioni da darvi, ma siamo qui come amministrazione proprio per evitare di creare danni e di cercare di risolvere.